Fervono i preparativi per Akragas Savoia, big match di Serie D in programma domenica all'Esteneto di Agrigento. In palio punti pesanti in chiave promozione. Abbiamo al telefono il presidente dell'Akragas, Silvio Alessi. Una partita importante, sicuramente, che però in caso di vittoria ci permetterà di raggiungere la capolista, ma che io non reputo una partita fondamentale ai fini del risultato finale del campionato, perché il campionato è ancora lungo, ci sono altre 15-14 partite che appunto potranno determinare sicuramente tante altre situazioni. Per Agrigento è un momento veramente intenso, c'è la possibilità di andare in Lega Pro. Ma guardi, noi devo dire che all'inizio del campionato avevamo fatto una squadra con i nostri budget che sicuramente non sono quelli del Savoia, però abbiamo allestito una squadra cercando di avere quantomeno una squadra competitiva che possa ben figurare in questo campionato e che insomma, doveva svolgere un ruolo da protagonista. Oggi ci troviamo alla fine del girone d'andata con secondo in classifica a 3 punti a Savoia, ma la cosa che è più importante è che abbiamo 13 punti di distacco dalla terza. Quindi siamo obbligati a crederci in questo campionato, siamo obbligati ad andare avanti senza appunto guardare in faccia nessuno e cercare di farci il nostro campionato, le nostre partite domenica dopo domenica e appunto crederci in questo risultato finale che a questo punto non è più un sogno. Saranno presenti i tifosi dal Savoia? Purtroppo no, io stamattina mi hanno appena notificato il decreto della prefettura di Agrigento che vieta la trasferta appunto ai sostenitori del Savoia. Questa è una cosa che a me dispiace tanto perché voglio ricordare che i tifosi del Savoia con noi si sono comportati in maniera veramente esemplare nella partita di andata, non ci sono mai state tra le due società motivi di screzi vari e quindi questa divieto mi sembra un po' esagerato perché si vieta veramente alla tifoseria del Savoia di poter assistere a una partita di calcio che doveva essere sicuramente, e così sarebbe stata, una grande festa, una grande giornata di sport. Io questi provvedimenti onestamente non li capisco tanto perché bisognerebbe, secondo me, invece di tagliare la testa al toro subito e quindi vietare la trasferta dei tifosi, cercare invece di organizzare al meglio il servizio di sicurezza, quindi mi dispiace tanto per i tifosi del Savoia perché a noi saremmo stati ben felici di ospitarli per così come hanno fatto loro nella partita di andata. Ma da questa partita io temo di più Savoia perché è una squadra importante, è una corazzata che ha veramente giocatori di categoria superiore e l'hanno dimostrato nel corso di questo campionato. Io temo i centravanti del Savoia che sono giocatori di categoria superiore, ma anche i centrali, anche gli uomini della difesa. È una squadra molto forte che noi cercheremo di arginare e di fermare in tutti i modi. In questo momento l'Akragas può veramente raggiungere un risultato storico. Come vede l'atteggiamento dei tifosi locali? Ma guardi, io vedo che ad Agrigento abbiamo restituito la dignità calcistica che mancava da oltre 30 anni. La tifoseria è entusiasta, la città c'è tutta attorno, io prevedo allo stadio oltre 6.000 persone domenica prossima e questa è una cosa che non ci può altro che piacere perché vuol dire che abbiamo restituito entusiasmo e abbiamo costruito qualcosa di importante a cui i tifosi sono legati e che appunto ne sono anche fieri da questo punto di vista.